Ma guarda che sorpresa. Tra tutte le persone che avrei voluto al mio fianco, siete l'unica che non mi sarei mai aspettata, Madame Delacroix. Hai osato sfidare una donna di potere e senza scrupolo, giocando così una partita pericolosa. Madame Bois non ha né un'etica né una morale. Voi, per lei, siete solo delle marionette. Accidenti. Sono arrivata troppo tardi. Così calda da sembrare malinconica, così dolce da farci addormentare. Anche le belle cose nascondono le più temibili atrocità. Così calda da sembrare malinconica, così dolce da farci addormentare. Quali scelte io abbia fatto, ora e in passato, sono conseguenze dei suoi atti. Ma fu il destino, forse, che ci condusse da voi, Madame Delacroix. Ed è allora che con lucida determinazione scoprì, decisi,
Anzi, percepì che io sarei divenuta il mio unico destino. Ma la questione non è chi sia Madame Bois, ma cosa vi porta al mio cospetto. E so bene che non sareste qui senza un motivo. La solitudine affiora da ricordi sepolti. E tu, dolce amica, esilio senza tempo, sarai la mia salvezza. Scherzo di cattivo gusto mettere certi oggetti sull'uscio delle porte altrui. Non essere sciocca, Antoine. Sono solo delle marachelle. Poi è così carina. Buonasera. Buonasera, messere. Posso aiutarvi? Il reverendo mi manda al vostro cospetto. Prego, accomodatevi. Posso chiedere il vostro nome? Potreste chiamarmi Ser Nicolai. Prego, accomodatevi, Ser Nicolai. Buonasera, Ser Nicolai. Posso offrirvi qualcosa da bere? Volentieri, madame. Abbiamo dell'ottimo sidro di bacche di gelso. È una ricetta di famiglia. Sì, è il sidro più buono del paese. Prego, provatelo. Per quale motivo il reverendo vi ha mandato presso la nostra umile dimora? Vedete, tre pleniluni hanno atteso questa magica oscurità. Grazie al Magnanimus, il sole nero potrà apparire, far vedere nel piatto d'oro tutto il vigore ribollire. Scusate se vi interrompo, Ser Nicolai, credo di non aver capito che cosa volete dire. È molto semplice. Le Amaia hanno dato inizio a questo rituale. Loro scelgono, io raccolgo.